Ciao Ne, siamo a Lugano, siamo fermi qui da 3 giorni, siamo venuti qui per lavoro per diverse cose e volevo parlarvi di una piccola grande novità, di un piccolo grande angolo di Lugano. A Lugano per mangiare ci sono veramente ristoranti e posti per ogni gusto e per ogni esigenza. Si può mangiare la cucina tipica svizzera, troviamo purtroppo dal mio punto di vista anche il più classico McDonald's, Burger King, piuttosto che mille tipi di self-service, piadinerie o altro, dai bar ai ristoranti, le pizzerie, tutto quello che volete. C'è una piccola grande novità alle mie spalle, non è una novità ma si è trasferito in questa nuova sede in Via della Torre da pochi mesi. E l'abbiamo provato, l'ho provato per 3 pasti consecutivi, ieri a pranzo, ieri a cena, oggi a pranzo, stasera ancora a cena, ed è il natural food. Andiamo a vederlo. Natural food. Perché ho trovato il natural food e che cos'è il natural food di Lugano dal mio punto di vista? Allora, natural food, quindi mi aiuto leggendo. È un posto da asporto, anche se ci si può fermare a mangiare una fetta di pizza sicuramente lì dentro. Pizze, piadine, panini, focacce, colazioni e pasticceria, consegna a domicilio e anche il servizio gluten free. Approved, 100% vegan. Siamo a Lugano, via Il Forte numero 2. E bello lo slogan, sempre qua sul volantino, che dice For people, for planet, for animal, for you. Ed è questa forse il vero riassunto, se si può fare un vero riassunto in così poche parole, della filosofia vegana. Egg free, lactose free, cruelty free, la cosa più importante. Nessun animale viene ucciso o sfruttato per nessun tipo di prodotto, quindi niente di origine animale, niente uova, niente latte, niente sofferenza in questo caso. Si parla però quindi comunque di un menù e di alimentazione vegana, in quanto leggo: tutti i nostri prodotti sono fatti solo di ingredienti selezionati con cura, non utilizziamo alcun ingrediente di derivazione animale, tutti i prodotti non vengono mai a contatto con alimenti animali, questo nel pieno rispetto di una scelta vegan. Quindi anche le bibite, ho parlato con i ragazzi che ci lavorano dentro, che sono tutti squisiti, simpaticissimi, e con una bella grafia, anche le bibite. Abbiamo anche l'elenco delle bibite, dalla Fritz Cola, che già a Berlino in un video avevamo visto, al chinotto, l'aranciata e la gazzosa della Lurisia, i succhi di frutta, la birra, eccetera, sono tutti non di multinazionali. Quindi la famosa multinazionale, di cui non posso fare il nome perché è la Coca-Cola, non viene venduta, perché comunque è una scelta vegana anche quella, tagliare fuori multinazionali che uccidono l'ambiente e il commercio. Passiamo un po' al menù. Io mi sono mangiato il vegbab o il kebab vegano, chiamatelo come volete, ed era spettacolo. Gli ho detto piccante con tanta cipolla, e con la cipolla praticamente ci sono andato a dormire la sera. Poi buonissimo, fanno le pizze, dove qui troviamo tutti gli ingredienti che da noi in Italia purtroppo mancano. Diamo un giro alla telecamera. Quindi sullo sfondo del lago, tutti gli ingredienti, dicevo, che da noi mancano. Abbiamo la mozzarella veg, c'è anche da noi, formaggio veg, che già è più difficile da provare, abbiamo l'arrosto veg, abbiamo il prosciutto veg, poi würstel veg, salame piccante veg, vediamo cos'altro possiamo trovare un po' di differente dal mercato italiano. Il kebab veg, che è veramente molto buono,
Non so se l'ho già passato, se l'ho già letto, il tonno veg molto buono. E poi abbiamo tutti i tipi di panini, di hamburger, quindi hamburger veg, mushroom burger, il burger è fatto proprio con i funghi, abbiamo piatti gluten free. I prezzi sono abbordabilissimi perché parliamo comunque per un trancio di dimensioni generose. Ah, peraltro la pizza non è fatta come la classica pizza italiana alta mezzo millimetro. È spessa anche 1,5 cm. Quindi è bella corposa da mangiare. E Ci ho mangiato cosa? per Tre pasti. quindi colazione, pranzo, cena, pranzo. Stasera ci ritornerò assolutamente a cena. Mi hanno fatto anche la tesserina. Ho messo, mi piace, la loro pagina Facebook Natural Food. Vi invito a farlo. E se passate da Lugano, come ho consigliato alla grande il Seerose di Berlino, vi consiglio di passare qui a Lugano, Natural Food, via del Forte 2. Ciao, ne?